All'interno della 25esima edizione del Premio di Venanzo, nella sala dell'Ipogeo è stato tributato un omaggio a Philippe Daverio, storico e critico d'arte, personaggio televisivo, gallerista e politico, scomparso prematuramente lo scorso 2 settembre. La dottoressa Di Felice ricorderà la figura di Daverio, indagando anche il rapporto che lo legava alla città di Teramo. L'omaggio di questa sera a Philippe Daverio vuole essere l'omaggio al grande storico dell'arte, critico, scrittore, ma soprattutto all'uomo. Ho avuto l'opportunità e la fortuna di conoscere Philippe già nel 2013, quando abbiamo cominciato a parlare della mostra su Gennaro della Monica, e poi questa amicizia è continuata proprio perché da parte mia, tra l'altro, c'era la voglia di ascoltarlo, di ascoltare quell'uomo che con la sua pacatezza riusciva e con la sua bonomia riusciva sempre a portare avanti questo discorso della bellezza, al punto tale che è venuto a Teramo qui per vedere il Castello della Monica, era rimasto veramente impressionato e ci aveva dato dei consigli incredibili, quelli di destinare questo spazio alla creatività, alla fantasia. Philippe Daverio è venuto tantissime volte nella nostra città, gli era piaciuto tantissimo, tant'è che il vecchio palazzo, che il vecchio castello, lui lo voleva far fare come museo della fantasia, quindi conosceva tantissimo la nostra amava Teramo. E noi, come premio Gianni di Venanzo, questa 25esima edizione, abbiamo voluto omaggiarlo con questo ricordo.